soltanto due cose da dire. Innanzitutto il plauso e la vicinanza che fa nei confronti dell'assessore Marino, che ha la paternità di quest'anno, stato uno dei presentatori di quest'anno, e sicuramente oggi sta vivendo una situazione difficile, perché si è esposto in prima persona contro i poteri forti che ci sono nella nostra città. Quindi dovrebbe andare la vicinanza di tutto il Consiglio Comunale all'assessore Marino, che già veramente sono coraggioso, devo dirlo qui in Consiglio Comunale. Io sono molto vicino a queste posizioni, le sposo in pieno, perché noi dobbiamo veramente dire basta con i monopoli sul nostro territorio, i monopoli di queste agenzie, e mi sembra fin troppo tardivo arrivare in Consiglio Comunale dopo quello che è successo, perché ricordiamo che il beneficio del pubblico è anche nostro. Libera, parliamo dopo un servizio giornalistico delle vie che ha creato quello che ha creato. Fino a ieri nella nostra città non si poteva nemmeno morire. Grazie a un servizio giornalistico delle vie, il mercato delle coperture è stato finalmente liberalizzato. Non bisogna avere paura di dire queste cose, bisogna invece, io dico una cosa, dobbiamo mettere la firma tutti quanti, perché dopo non si venga a dire l'assessore Marino ha proposto lui quest'atto e il Consiglio ha votato. Lo proponiamo tutti quanti e siamo vicini a lui in questa battaglia contro la corsa e contro chiunque, qualsiasi potere forte voglia imporre la sua egemonia su questo territorio. E per questo che io voterò favorevolmente su questo capo, e per questo che ancora una volta esprimo la mia solidarietà. Questo non è il primo atto che l'assessore Marino, con molti mal di pancia, compie nei confronti di un mercato libero, nei confronti di un potere forte di vacanze. Ricordiamo la lettera dell'assessore Marino, che si è espresso in maniera forte nei confronti di una situazione di illegalità imperante in determinati quartieri. Io l'unica cosa che dico all'assessore Marino è della vicinanza dell'assessore al ramo della polizia municipale, la vicinanza del sindaco soprattutto. Io voglio dire una cosa al sindaco: tutto questo che cosa sta facendo? Sta battendo i piedi nei confronti del prefetto? Lo sta invitando a intervenire? Sta facendo qualcosa per riportare la legalità in questa città? Perché solo l'assessore non si può esporre, altrimenti un solo assessore è oggetto di attacco. Noi ci dobbiamo esporre tutti quanti nei confronti di questa situazione, e per questo noi abbiamo chiesto anche il Consiglio Comunale ad hoc, perché venga discusso quello che l'assessore Marino ha comunicato attraverso la sua lettera. Senso, io non mi voglio più ripetere, ne sono vicino e assumo anche io la responsabilità di votare lo Stato, perché lo Stato va veramente nella direzione di un mercato libero, di un mercato nel quale il prezzo non lo fa l'unica agenzia,